questione di giorni, al massimo di alcune settimane, in spiazza comunale di Poschiavo torneranno nuovamente a brulicare turisti e indigeni. Nel frattempo, sabato scorso, dopo mesi di lavori, ha riaperto i battenti quello che per molti valposchiavini era il caffè Semadeni, ma che da oggi si chiama Bio Bistrò Semadeni. Profondamente cambiato nel suo look interno, il Bio Bistrò Semadeni cambierà però anche nel concetto col quale verrà gestito. A tale proposito abbiamo sentito il gerente Walter Nadaia. Già la parola stessa, il nome stesso lo dice, Bio Bistrò, quindi cerchiamo di seguire le linee gastronomiche di un bistrò, sito in Poschiavo, con i relativi piatti, relative specialità, cercando di integrare con la cucina tipica poschiavina dalla Poschiavo con le offerte gastronomiche internazionali di un bistrò. La filosofia è questa, di portare una cucina innovativa, diversa, ma con le radici ben salde sul territorio. Ecco. Il gelato comunque rimarrà ancora uno dei vostri punti di forza. Il gelato è la base, la storia della Semadeni è annessa e connessa, legatissima al gelato, e continueremo, anzi, integreremo, miglioreremo anche lì, cercheremo di portare anche dei sorbetti con delle erbe della zona, veramente, proseguiamo su quella linea, sicuramente. Grazie. Niente, grazie a voi. Tutto è pronto, dunque, in piazza. Adesso non bisogna che attendere gli avventori nella speranza che l'estate 2017 riservi grandi soddisfazioni al turismo valposchiavino.